amici, benvenuti al nostro appuntamento con la pillola domenicale che oggi faccio da un posto bellissimo, Armezzano, un borgo che si trova dietro al Subasio, dove sono venuto con Don Girolamo per visitare questi posti bellissimi, ameni, immersi nella natura. Proprio in questo posto meditiamo oggi il Vangelo della Domenica, dove i discepoli riferiscono a Gesù, un po' anche sconcertati e scandalizzati, che una persona annuncia il Vangelo e fa anche dei segni, dei prodigi in nome di Gesù, e loro vorrebbero impedirglielo. E Gesù risponde con una affermazione che ci dice della grandezza del cuore di Dio, ma anche della grandezza della comunità cristiana, della Chiesa. Dice: chi non è contro di noi è per noi. E questo ci fa capire la grande apertura e la tolleranza che noi dobbiamo avere anche come cristiani nel non impedire anche a chi magari non appartiene al nostro giro, al nostro circolo, di essere testimone dell'amore di Dio, del suo Vangelo, ad avere questa accoglienza, questa apertura mentale che ci consente di essere come Gesù, sempre vicini all'uomo, sempre vicini a tutte le persone, essere una chiesa aperta, come dice Papa Francesco, una chiesa che va nelle periferie e sa cogliere i segni del regno di Dio anche laddove non ci si aspetterebbe di trovarli. Accanto a questo Gesù invita anche ad essere accoglienti verso chi lo segue, dice che anche un semplice bicchiere d'acqua dato a uno di questi piccoli perché è suo discepolo troverà la sua ricompensa, e in questo ci manifesta pure tutta la sua stima, il suo amore, la sua generosità verso chi lo segue, e infine ci invita a evitare gli scandali, che sono quegli impedimenti che noi potremmo mettere con le nostre scelte, con la nostra condotta, nella crescita di fede dei nostri fratelli, del nostro prossimo. Questo Vangelo è un grande invito a credere in ciò che il Signore ci dona, a testimoniarlo con libertà, ma anche con audacia, generosità, e ad essere persone che sanno incontrare gli altri, a mettere al centro della nostra attività di evangelizzazione le relazioni. Questo è anche il tema del programma pastorale di Assisi per quest'anno pastorale, tessere relazioni. E questa giornata nell'unità pastorale di Sovizio, nella nuova unità pastorale di Sovizio e Tavernelle Val di Molino Montemezzo, entreranno i due nuovi parroci. Invito gli amici di Tavernelle ad accoglierli proprio con questo spirito di apertura, dove al centro c'è la persona, c'è la relazione, per scoprire la gioia anche della ricchezza, della novità che questi due sacerdoti potranno portare con la loro esperienza e anche col loro temperamento a queste comunità. Il nostro canale YouTube continuerà a trasmettere la pillola del Vangelo anche qui da Assisi. Naturalmente la trasmissione attraverso WhatsApp avverrà in modalità diverse. Se vorrete ricevere la pillola attraverso WhatsApp, creerò un nuovo gruppo che si chiamerà proprio Gridatelo dai tetti. Fatemi sapere se desiderate partecipare a questo gruppo, così vi scrivo e vi mando le pillole. Auguro a tutti voi una buona, santa domenica.